Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento del programma di formazione Web in Spain 2023 La Spagna ti ispira. Oggi è la volta di Arte e Cultura 1, vivi tutta l'emozione della ricchezza artistica. Per l'occasione diamo la parola a Pablo Frias Aglio dell'Ufficio del Turismo Spagnolo di Roma. Buongiorno Pablo, ti lascio la parola. Buongiorno Sabrina, grazie, grazie mille e buon pomeriggio a tutti e grazie nuovamente per essere qua con noi. Vi saluto dal Centro Multimediale Interattivo, il nostro ufficio a Piazza di Spagna. Come diceva Sabrina, questo è il secondo appuntamento di questa serie o ciclo di webinar di quest'anno, Web in Spain, La Spagna ti ispira. Come già sapete, l'ispirazione degli agenti di viaggio è al centro di questa nuova programmazione di formazione, attraverso la scoperta di nuove destinazioni oppure la riscoperta di quelle più conosciute. E quindi oggi parliamo di arte e cultura per vivere tutta l'emozione della ricchezza artistica che offre la Spagna, un paese che possiede una ricchezza monumentale immensa, unica, frutto dell'incontro di culture e secoli di storia. E nel webinar di oggi interverranno tre esperti invitati in qualità di relatori che faranno riscoprire la posizione della Spagna come destinazione leader del turismo culturale, con diverse proposte per promuovere visite, dimostre ed eventi commemorativi. E come già sapete, durante l'anno 2023 la Spagna dipinge il mondo in occasione del 50° anniversario della morte dell'artista spagnolo Pablo Picasso. L'anno 2023 sarà dedicato alla celebrazione della sua opera e della sua eredità artistica, con un programma basato su 50 mostre in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna, in città strettamente legate all'artista, come Madrid, Malaga, Barcellona, Coruña, Bilbao. E inoltre, durante l'anno 2023 si celebrerà il centenario della morte del pittore Joaquín Sorolla, e anche, come vedremo, con un ambizioso programma di mostre ed eventi, sia nazionale, a Madrid, a Valencia, che internazionale. Infatti a Roma la Real Academia di Spagna ospiterà da marzo la mostra Cazando Impresiones, Sorolla en pequeño formato. Poi a partire da ottobre anche il Palazzo Reale di Milano ospiterà una mostra dedicata al pittore El Greco, un altro dei grandi artisti della civiltà occidentale, la cui opera non può essere capita senza il suo rapporto con la città di Toledo e in Castilla-La Mancia, come vedremo. E quindi tutte queste mostre, celebrazioni, anniversari e tra le tante che si terranno rappresentano un'occasione unica per far conoscere le opere, gli elementi di ispirazione di tali artisti, così come le città spagnole dove hanno vissuto e sviluppato il loro lavoro. Soprattutto un'opportunità unica per andare in Spagna a trovare ispirazione. E prima di cominciare con il webinar vorrei anche presentare i relatori che sono qua con noi oggi. Abbiamo tre relatori di tre regioni diverse della Spagna, Madrid, Castilla-La Mancha e Castilla y León. E abbiamo Ana Álvarez Sostres, Market Manager Europa di Madrid Destino. E lei ci presenterà un percorso speciale nella capitale spagnola, Cinco Museos Otro Madrid, e con particolare cura a questo Museo Sorolla. Poi abbiamo anche Alberto Bosque, Destination Manager dell'ente del turismo di Castiglia e León. E lui ci parlerà delle 11 affascinanti cattedrali di Castiglia e León. E infine Cristina López de Lerma, guida turistica ufficiale di Castilla-La Mancha, ci mostrerà quello stretto legame, no, culturale esistente tra la città di Toledo e il pittore El Greco. E poi, prima di cominciare, vorrei anche ricordarvi, come sempre, questo strumento offerto dall'ente di turismo di Roma, dove abbiamo, oltre alla newsletter, abbiamo creato anche questi nuovi itinerari interattivi sul turismo culturale, l'enoturismo, e vi invito a dare un'occhiata a questo sito, nel quale sicuramente potete prendere tanti tanti spunti per i viaggi dei vostri clienti. E io mi fermo qui, non mi dilungo di più. E passo la parola a Ana Álvarez, Market Manager Europa di Madrid Destino. Salve, ciao a tutti, un piacere di avervi qua. Scusate la mia voce, ma sono un po' raffreddata in questi giorni. Penso che state già vedendo il mio schermo, giusto? Ecco, per cominciare, Madrid,
Claim di Madrid è se la vita fosse una città sarebbe Madrid. Questo viene dato dal fatto che Madrid è una città molto vibrante, che è sempre in movimento e anche benedetta da una ricchezza che si è sostenuta nel corso degli anni. Quindi la rendono davvero unica e questo ci porta a delle esperienze, ai contatti tra di noi, a sentire un'energia che alla fine ci unisce a tutti e ci porta a avere esperienze che possono accadere soltanto a Madrid. Oggi io vi parlerò delle case musei e in speciale della Casa Museo Sorolla. Beh, non solo la Casa Museo Sorolla, che è dove c'è la più grande collezione di opere di questo artista, ma anche altre esposizioni che avranno luogo a Madrid a lungo dell'anno, essendo questo il centenario della morte del pittore. Come dicevo, Madrid, oltre alle grandi pinacoteche del Museo dell'Arte, ci sono anche altri musei situati in antichi palazzi e villi nobili, che ci fanno un percorso artistico e che hanno delle grandissime collezioni. In questo caso noi parliamo dei cinque palazzi che hanno tra di loro un convegno, hanno tra di loro un biglietto unico che costa 12 euro. Ovviamente si possono anche acquistare singolamente per visitare ogni museo, ma per 12 euro si possono visitare questi cinque palazzi a lungo di 10 giorni, perché il biglietto ha una durata di 10 giorni. Qua, per esempio, vediamo da sinistra a destra il Museo Lázaro Galdiano, poi il Museo Cerralbo, il Museo del Romanticismo, in basso a sinistra abbiamo Artes Decorativas. E per finire abbiamo il Museo Sorolla. Tutti questi musei sono situati nel centro di Madrid, quali possiamo vedere, sono tutti inclusi nel barrio di Chamberí o nel barrio di Salamanca. Noi invece di cominciare seguendo l'ordine logico, che sarebbe cominciare dal Museo Cerralbo, cominceremo dal Museo Lázaro Galdiano, che è il numero 2, poi passeremo al 3, che è il Museo de Artes Decorativas, 4 Museo del Romanticismo, l'1 è il Museo Cerralbo e il 5 sarà finalmente il Museo Sorolla, soltanto per farvi una vista geografica di come sono situati a Madrid. Il Museo della Fondazione Lázaro Galdiano è situato nella calle Serrano, nel quartiere di Salamanca di Madrid, e mostra una bellissima collezione di arte che comprende opere di Goya, il Greco, il Bosco, Zurbarán, oltre a bronze, ceramiche, medaglie e anche una impressionante collezione di armi di valore straordinario. E c'ha 4.820 pezzi artistici divisi in quattro piani che permettono al visitatore di godere della qualità della collezione. Lázaro Galdiano, oltre al suo talento, era anche un editore che ha creato la rivista La Spagna Moderna. E oggi la Fondazione Lázaro Galdiano, che prende il suo nome, si occupa della conservazione e della diffusione di queste opere di grandissimo valore artistico. Da non perdere in questo museo, ci sono una tavola del Bosco che rappresenta Giovanni Battista disteso su una mandragora. Poi c'è anche il Sabba delle streghe, dipinto per Goya, per il Capriccio, che è la residenza dei duchi di Osuna, e finalmente un Salvatore adolescente, che è una misteriosa immagine di un Cristo giovane che è attribuita a uno dei discepoli di Leonardo da Vinci. Lázaro Galdiano, essendo un editore, era anche un grandissimo bibliofilo. E anche se l'esposizione bibliografica non è aperta a tutti i pubblici perché è soltanto per gli studiosi, ogni tanto ci sono delle esposizioni temporali in cui si possono visitare anche pezzi della collezione bibliografica. Qua vi ho messo un po' gli orari, quasi tutti i musei, infatti tutti i musei, i casi musei sono chiusi lunedì. Gli orari è vero che non sono molto stessi, ma normalmente sono aperti le mattine e i giovedì e anche il pomeriggio. Questo capita così per tutti i musei, ma io vi ho messo tutti gli orari così che sono più facili da seguire. Poi il Museo delle Arti Decorative.
È ubicato tra il Paseo dell'Arte e il Parco del Retiro. È stato fondato nel 1912 e voleva essere un luogo di incontri per artisti, artigiani e fabbricanti e anche delle arti industriali. È un po' seguendo il modello del Museo d'Arte Decorative di Parigi o di quello che ora è l'Albert Victoria Museum di Londra. Attualmente è un posto votato alla ricerca più che altro, ma la maggior parte dei pezzi conservati sono spagnoli, ma anche c'è una parte molto importante proveniente dall'estero perché rispecchia un po' il collegamento tra le differenti nazioni e l'acquisto di oggetti stranieri che avveniva. Particolarmente importante è la collezione di arte orientale, il cui nucleo proviene del re Carlo III e il gabinetto di storia naturale. Il Museo del Romanticismo è situato nell'antico palazzo del conte di Matajana, che viene costruito nel 1776 e raccoglie una interessante collezione di dipinti, mobili, esempio di arte decorativa del XIX secolo. Questo museo permette di conoscere meglio la vita culturale e politica quotidiana del Madrid dell'epoca romantica. Ce ne sono opere di Goya, di Esquivel, di Alenza e pure dei fratelli Becker. E ce ne sono anche le ceramiche di Sagardelos, dei gioielli, lava, pure capelli naturali. E c'è anche l'arma con cui si è suicidato l'escrittore Larra. L'idea era muovere un po' gli animi degli artisti, dei politici e degli intellettuali e politici dell'epoca. Uno degli angoli più particolari di questo museo, si può vedere in questa foto in basso a sinistra, è il giardino del Magnolio, Magnolia, penso che si dica in italiano, che segue la struttura dei giardini francesi del secolo XVIII. E quindi aveva quattro ali principali, che all'insieme dei quattro ali si trovava una fontana centrale, e poi ognuno di questi ali finiva in un albero. In questo caso c'è anche un magnolio, che è quello che dà nome al giardino del magnolio. In questo giardino c'è anche il caffè del museo, ovviamente. Il Museo Ferralbo è possibilmente tra i musei più importanti di Madrid, anche se è un grandissimo sconosciuto, e si trova in una casa del secolo XVII che apparteneva al Marchese de Ferralbo. E questo è un percorso che ci fa immergere nella vita di una famiglia aristocratica della fine del secolo XIX. E il palazzo è un stile classicista, ha opere rococò e barocche. È stato fin dall'inizio progettato per svolgere una doppia funzione, per una parte abitazionale e da un'altra un museo. È la sede che raccoglie tutte le opere dal Marchese de Ferralbo. Ce ne sono 50.000 pezzi esposti tra dipinte, sculture, ceramiche, mobili, medaglie, disegni. E il Marchese de Ferralbo donò tutto questo allo Stato spagnolo. Bisogna dire che questo museo non ha iscritte per seguire, unicamente quelle che ha lasciato il Marchese, così si può veramente fare una immersione in come si viveva. E quindi non ci sono degli iscritti per farti vedere quello che stai vedendo. Sono privi di informazioni, identificativi, e quindi durante la visita il museo offre un opuscolo per poter seguire queste visite sapendo cosa si sta vedendo. E poi ovviamente passiamo al Museo Sorolla. Il Museo Sorolla conserva l'atmosfera originale della casa e del giardino del pittore dove lui viveva con la sua moglie e i suoi figli. E custodisci, come dicevo, la più grande collezione dell'artista che ci sia al mondo. E si tratta di una delle case più complete e non solo si vedono i dipinti dell'artista, ma si vedono anche
E gli oggetti con cui lui coabitava e lui passava la sua vita, insomma. Insomma, è ubicata nel quartiere di Chambéry e il museo fu creato dalla sua vedova, Clotilde García, García del Castillo, e nel 1925 lei lascia tutta l'opera e tutto quello che era da lei, che il marito aveva lasciato a lei, allo Stato per fondare un museo in memoria del suo marito. Questo museo poi viene ingrandato dal dono dal suo figlio nel 1951, il figlio più grande, e finalmente nel 1982 è cresciuta anche dall'acquisto per parte dello Stato di diverse opere per vedere un po' quello che abbiamo, che si possono vedere, non sono soltanto le opere di Sorolla, ma ce ne sono anche gli oggetti con cui lui abitava. Ovviamente ce ne sono anche tante opere di Sorolla. E Sorolla raccolse molti altri oggetti, come dicevano, che rappresentano l'antecedente delle altre collezioni e che sono conservate nel museo, che costituiscono la scultura, la ceramica, la gioielleria popolare, fotografia artistica anziana. Un po' tutto quello che a lui piaceva. A parte questo, a Madrid, quest'anno, visto che è il centenario della sua morte, ci saranno, ovviamente al Museo Sorolla ci saranno altre esposizioni specifiche, che per esempio Sorolla, l'inizio di Sorolla, si dice le origini, ma anche il Museo del Prado ci sarà un'esposizione temporale fino al 18 giugno, che sarà i ritratti di Sorolla. E invece la settimana scorsa è stata presentata dalla famiglia reale spagnola, visto che avviene al Palazzo Reale, Sorolla attraverso la luce, un'altra esposizione che sarà in mostra fino al 30 giugno, qua a Madrid. E beh, questo era un po' quello che volevo raccontare di Sorolla. Ora e Sabrina vi metterà un video sulle casse musei, sono solo 2 minuti, e potete avere un po' più un'idea di quello che vi aspetta in queste casse musei. Thank you.
Grazie, grazie Ana, grazie per presentare questo percorso culturale alternativo nella città di Madrid, veramente un prodotto molto interessante per condividere con i nostri agenti di viaggio. E andiamo avanti adesso con la presentazione di Alberto Bosque, Destination Manager della Castilla y León. E lui ci parlerà delle 11 affascinanti cattedrali di Castilla y León. Buonasera a tutti, buon pomeriggio e un piacere per me essere qua con voi nella vostra pausa pranzo. Grazie Pablo e a tutti quelli che fanno possibile che io mi possa rivolgere a voi e parlarvi di tutto quanto che ho nella nostra regione, che sarebbe un'alternativa nella Spagna. Vedete quanto è grande la mia regione, la Castilla e León. È una regione enorme, è la più grande in Europa. Pensate che siamo quasi un terzo d'Italia. E siamo soltanto 2,5 milioni di persone, però non vuol dire che non abbiamo tantissime cose. Siamo una delle culle della cultura spagnola. Ce ne sono tante cose, oggi vedremo certi aspetti. Forse il nome della Castiglia e León non vi è tanto noto, è un po' come per uno spagnolo quando gli dici: tu conosci la Campania? No, non la conosco, però non conosci Capri, Pompei, Napoli? Ah, sì, la conosco. Questo succede pure a noi. Forse il nome Castiglia e León non è tanto conosciuto, però se vi dico che sono le province di Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora, allora forse voi siete stati o già state proponendo questa regione. Andiamo avanti con la presentazione e vi dico dove siamo situati. Vedete che siamo nel centro-nord della Spagna, ben collegati con tanti aeroporti. E abbiamo 8 luoghi patrimonio mondiale, 8 settimane sante dichiarate di interesse internazionale, 400 km del Camino de Santiago francese, le università più antiche della Spagna, 11 cattedrali, appunto 400 musei e 326 castelli. E adesso vedremo come ci possiamo collegare tra una città e l'altra. Noi siamo ben collegati con Madrid, infatti noi diciamo che il nostro aeroporto è Madrid, perché con il treno ad alta velocità vedete quanto poco ci vuole per arrivare a Segovia, solo 26 minuti. Tante persone da Madrid vanno a fare pranzo a Segovia, anche per la nostra tradizione enogastronomica. Il punto più lontano da Madrid con il treno ad alta velocità sarebbe León, come vedete, solo sono 2 ore. Quindi ben collegati con il treno, ben collegati con la macchina, e con delle strade ben grandi. È una regione molto facile da essere collegata, da comunicarsi tra una città e l'altra. Andiamo avanti e vediamo che cose abbiamo come luoghi patrimonio mondiale. Pensate che noi abbiamo 8 luoghi patrimonio mondiale. E vedete che c'è Las Médulas, che è una vecchia miniera d'oro romana, Sierra Verde, che sono delle incisioni archeologiche, dove vedete che non sono dipinti, sono incisioni con delle pietre, appunto nelle pietre. Le città di Salamanca, Ávila e Segovia, gli scavi di Atapuerca, la Cattedrale di Burgos e il Camino di Santiago francese. Questi sono i nostri luoghi patrimonio mondiale. E vi volevamo parlare un po' della Settimana Santa. La Settimana Santa forse è l'epoca dell'anno che forse è la migliore e la più adatta per visitare la nostra regione. Perché? Perché primavera, che insieme all'autunno sono i mesi più attraenti, penso che in tutto il mondo, però qua abbiamo inoltre la nostra Settimana Santa, che è una tradizione da essere vissuta, non soltanto per il turismo religioso, ma anche per quelli ai quali piace l'arte, ai quali piace le tradizioni. È una tradizione molto sentita da noi e queste sono le città che vantano il titolo di Settimana Santa di interesse internazionale. E la cosa buona è che voi potete essere in un punto e andare da una città all'altra, perché sono, anche se sono vicine, un po' come tipo in Toscana. Se uno va da Firenze a Siena vede che cambia tutto, l'architettura, la gastronomia, tutto quanto. Anche da noi, da Medina del Campo, che è una cittadina vicino a Valladolid, sono 50 km, già si vede che già cambia qualcosa. La nostra forza è come in Italia, che la Spagna è molto variata e anche con le tradizioni, tipo la Settimana Santa. E andiamo a parlare del Camino de Santiago francese. Parlavamo che nella Spagna ci sono 800 km di percorso per arrivare a Santiago di Compostela, dove si trova appunto la tomba dell'Apostolo San Giacomo,
e da noi ci sono 400 chilometri. Perché parliamo di questo se stiamo parlando di cattedrali? Perché il gusto gotico e romanico, tipo il romanico lombardo o il gotico che viene dalla Francia, arrivò dalle nostre parti attraverso le persone che venivano dal Cammino di Santiago francese. Gli influencer dell'epoca non venivano con YouTube o con dei social, arrivavano camminando, facendo il Cammino di Santiago francese. E per questo abbiamo tanti templi, tante cattedrali che hanno il gusto europeo, il gusto italiano, il gusto francese, e per quello ci sono tanti templi di questi stili che adesso vedremo nelle cattedrali. E adesso cominciamo a parlare di cattedrali. Noi abbiamo 11 cattedrali, ci sono 9 province nella Castiglia e León, e questo ci serve a fare un esempio. Quando stavamo per scegliere il tema della nostra presentazione, avevamo tante possibilità di un stile del gotico, del romanico, dei pittori, degli scultori, tante cose, però pensammo a fare questa presentazione per farvi vedere la ricchezza enorme che c'è nella nostra regione. Perché c'è tanta ricchezza? Perché ci sono tante persone, ci furono tante persone che arrivarono da noi, però anche perché Salamanca, Valladolid, Burgos erano la Londra, il New York e il Milano del 700, del 600, del 500. Per quello tante persone hanno fatto tante costruzioni, perché qua c'erano questi mecenati che pagavano per fare queste cose incredibili che noi abbiamo adesso. E le cattedrali sono un bel esempio. Quindi oggi vi parliamo di cattedrali. Questa sarebbe quella di Astorga. Il gioiello di quello di Astorga, vedete quella foto in basso, questo è il palazzo episcopale, quindi dove abitava il vescovo di Astorga, che è una cittadina di León che si trova appunto nel percorso francese, il Cammino di Santiago francese verso Santiago di Compostela. Ed è un edificio il cui architetto è Antonio Gaudí. Gaudí sempre lo conosciamo per la Sagrada Famiglia, per tante cose che ci sono a Barcellona o a Catalunya, però ci sono 3 posti fuori della Catalunya che lui costruì. Uno in Cantabria, il Capriccio di Comillas, e 2 nella Castiglia e León, nella provincia di León. Questo palazzo è un altro palazzo che si chiama Casa Botines a León. E andiamo appunto su un'altra città che sarebbe León, con questa fantastica cattedrale di stile gotico, che il gioiello di questa cattedrale è all'interno, perché ci sono tutte queste vetrate, sono delle vetrate spettacolari, una diversa dall'altra, e questo è praticamente, se levanta questa cattedrale, si chiama anche la cattedrale della luce, perché appunto entra tutta questa luce, è uno stile gotico ma molto particolare, perché a volte il gotico non è tanto, non ha tanta luce come in questo tempio enorme, fantastico, che è la cattedrale di León. E andiamo ad un'altra provincia che sarebbe la cattedrale di Palencia. Questa si chiama la Bella Sconosciuta, perché questa cattedrale non è tanto nota come altre, però ha tanti gioielli come tante altre nella Spagna. Ha celebrato una esposizione fino a 2 mesi fa, e centinaia di migliaia di persone sono arrivate a questa cattedrale fantastica in una cittadina piccola, che non è tanto conosciuta, però che vi consiglio vivamente di visitare questa piccola città e questa fantastica cattedrale. E andiamo alla cattedrale di Burgos, stiamo seguendo un discorso geografico come se stiamo leggendo appunto León, Palencia, Burgos, e dopo andiamo così dividendo la regione in 3 parti. La cattedrale di Burgos è anche patrimonio mondiale dichiarata, questa cattedrale, dall'UNESCO, con questo stile molto francese e con certi gioielli dentro la cattedrale, come la tomba del Cid, il nostro eroe nazionale, o come questa scala d'oro che vedete in questa fotografia. E andiamo alla cattedrale di Zamora, che possiamo dire che la cattedrale di Zamora la vediamo con questo paesaggio dal fiume Duero. Il Duero è il fiume che attraversa tutta la regione, che arriva fino a Porto, che è anche un itinerario che vi consiglio di considerare per i vostri clienti. E qua c'è in questa cattedrale un museo di arazzi fantastico. Sapete che gli arazzi sono molto caratteristici della Spagna, perché erano da Flandes, dalla parte di Flandes dove ci fu la dominazione spagnola. Per quello abbiamo tanta tradizione anche negli arazzi. E andiamo alla cattedrale di Valladolid, che è molto curiosa perché stava per essere il tempio più grande della cristianità, solo dietro a San Pietro in Vaticano. Sapete che non si può costruire un tempio cristiano più grande del San Pietro in Vaticano.
questa è la tradizione cristiana. Questo era, stava per essere il tempio più grande della cristianità, però Filippo II decise di interrompere la costruzione di questa cattedrale perché l'architetto di fiducia doveva fare le scorie alla madre. Però è ancora una fantastica cattedrale, si può salire anche sulla torre per vedere tutta la vista di tutta la città di Valladolid. E andiamo alla provincia di Soria e vediamo Burgo de Osma. Parlavamo di 9 province e invece ci sono 11 cattedrali. Soria è curioso perché la cattedrale di Soria, cioè la capitale della provincia, che sarebbe Soria, non ha una cattedrale, ha una concattedrale. Invece la cattedrale si trova dove c'è il vescovo di questa zona, si trova a Burgo de Osma, che è una cittadina piccola, però fantastica, con una tradizione gastronomica incredibile, con delle strutture alberghiere stupende, e questa sarebbe la cattedrale di Burgo de Osma. E adesso andiamo sulla provincia di Salamanca e troviamo Ciudad Rodrigo, appunto una città molto vicina a Portogallo, una città che ebbe due assedi dall'esercito francese e dopo dall'esercito inglese, curiosamente, e qua si trova questa fantastica cattedrale molto vicino alle montagne. Vedete che noi abbiamo una regione che è piatta nel centro, però è circondata da montagne dappertutto, quindi anche è una regione per turismo di neve, turismo d'inverno, turismo di natura, eccetera. E andiamo alla città di Salamanca, la capitale della provincia, dove curiosamente abbiamo due cattedrali, perché voi sapete che quando c'era una città che era ricca, a volte si trovava un tempio di uno stile, però il gusto dell'epoca non andava d'accordo con quello stile, si tirava giù quel tempio precedente e si costruiva. Questa è una delle poche città nel mondo dove si conserva la cattedrale antica e accanto si costruisce una cattedrale nuova. Per quello si parla di due cattedrali, però c'è solo un vescovo, quindi si parla soltanto della cattedrale di Salamanca, che vedete con questo stile, si può anche salire nella torre, si può anche vedere dalla parte superiore una splendida vista di tutto il tempio. E andiamo alla cattedrale di Segovia, Segovia che è una città, è di Ávila, scusate, che è una città anche patrimonio mondiale, dove vedete questa cattedrale che era quasi una fortezza, era uno stile per proteggersi anche dalle possibili invasioni, e come era questo l'uso di queste mura medievali fantastiche che si possono anche camminare sopra. Sapete che è una escursione molto tipica da Madrid perché si trova molto vicino e si può camminare per vedere tutta la città da queste mura, sia all'interno che all'esterno. Parlando di cattedrali, questa città è molto importante anche per il turismo religioso perché è la culla e ha tanto che a vedere con Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa di Gesù. E appunto finiamo con Segovia, che sarebbe quest'ultima fantastica, enorme cattedrale in un'altra città dichiarata patrimonio mondiale, molto vicina a Madrid, come dicevamo, a un'ora di macchina o 26 di treno ad alta velocità. Quindi ecco, le cattedrali ci sono servite per farvi vedere la grande ricchezza che abbiamo nella nostra regione artistica e anche di natura, e enogastronomica. Quindi vi invito a considerare questa regione come un'alternativa a tutte le zone che voi proponete in questo momento nella Spagna. Considerate che, sempre dico questa frase, però la Spagna non è soltanto un paese, sono 17 comunità autonome, 17 regioni, e finché non conoscete tutte quante non potete dire che conoscete la Spagna. La stessa cosa che l'Italia. Uno può dire sono stato a Venezia, a Genova e a Milano, non conosce l'Italia. Sono stato a Napoli, Firenze e Venezia, non conosci l'Italia. L'Italia viene visitata 30-40 volte, allora sì, conosci l'Italia. Con la Spagna è la stessa cosa. Quindi grazie per essere stati qua e vi aspettiamo in tanti nella Castiglia e León. Grazie, grazie Alberto, grazie infinite. E veramente grazie per scoprirci questo passato storico e culturale della Castiglia e León nel cuore della Spagna, che è veramente affascinante. E adesso andiamo avanti con la presentazione di Cristina López de Lerma, guida turistica ufficiale e Castilla-La Mancha. Buon pomeriggio a tutti. Io vi voglio presentare questa città meravigliosa, una delle città più monumentali della Spagna, che si trova a Castilla-La Mancha e a Toledo.
una città patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma anche la città del Greco, il pittore che vado a presentarvi oggi. E ve lo voglio presentare soprattutto perché nel prossimo mese di ottobre a Milano si svolgerà una mostra, il Greco nel Palazzo Reale di Milano, una mostra dove si potrà vedere un po' lo sviluppo di questo pittore, un pittore, anche se lo consideriamo un pittore di Toledo, non è nato a Toledo, è un pittore universale, è un pittore molto molto conosciuto in tutto il mondo, ma che la gran parte delle sue opere si trovano a Toledo. Perché? Perché sono state fatte per essere messi in una chiesa, in un palazzo, in un posto preciso. Per questo, anche se andate a vedere e a visitare la mostra di Milano, è assolutamente necessario venire a visitare Toledo. E vi presento, lui si chiamava Domenico Theotokopoulos, un nome un po' strano, un po' difficile probabilmente da pronunciare, quando lui arriva in Italia, arriva a Venezia. E lui è nato all'isola di Creta. Dobbiamo ricordare che in quel momento la Creta apparteneva alla Repubblica di Venezia, e così lui comincia lì a dipingere. Lui era già un maestro, poi passa dall'Italia, prima visita Venezia, poi andrà a Roma e poi finirà per arrivare alla città di Toledo. In Grecia, certo, già comincia, come stiamo in un post bizantino, a dipingere. Soprattutto era un pittore di icone. Firmerà sempre con il suo nome in greco, no? La maggior parte delle opere del Greco sono firmate e quasi sempre con il suo nome di Domenico Theotokopoulos. L'unica cosa è che quando lui arriverà a Venezia si troverà, come vi dicevo, un po' difficile da pronunciare il suo nome. Il Trittico di Modena è un'opera che probabilmente si troverà in questa mostra del Palazzo Reale di Milano, e questo è il passo dal momento quando lui viene da Creta fino a Venezia. Già possiamo vedere la modernità di questo pittore già in questo momento. Che si trova a Venezia quando arriva? Troverà Tiziano, un Tiziano già abbastanza anziano, quasi 80 anni, ma soprattutto chi acchiappava, chi aveva tutti gli incarichi, erano il Tintoretto, il Veronese e anche Jacopo Bassano. E cambierà, guardate come cambierà il modo di dipingere, troverà un modo di... già va a cambiare, comincia, ancora usa la tempera, ma pian piano comincerà a usare l'olio, a trattare la prospettiva, anche imparerà, non si sa bene se lavorerà con il Tiziano, ma imparerà l'uso del colore, anche la composizione dello spazio nelle figure. Questa probabilmente, che si trova qua in Spagna, questa sarà l'opera probabilmente più veneziana di tutte, no? Con questi colori, con questo trattamento delle figure, questa annunziazione che farà diverse volte nella sua vita. Questa sarà la prima che abbiamo, perché era proprio quando arriva da Venezia a Toledo. E lui ringrazierà sempre a tutti gli artisti con cui non ha lavorato, ma si è ispirato, come per esempio, se guardiamo in questa purificazione del Tempio, in basso a destra possiamo vedere i suoi maestri, possiamo vedere il Tiziano, che era già anziano, come dicevo, ma può essere che si sono conosciuti. Non ha potuto conoscere Michelangelo, neanche il Correggio, che erano già decedute. A lui piaceva molto l'opera del Correggio. Passa da Venezia verso Roma, passa anche da Parma per visitare l'opera del Correggio. Ma troverà Giulio Clovio, anche pittore, che li farà entrare in questo circolo artistico che sarà a Roma, soprattutto ospitato al Palazzo Farnese. Alla fine, tra una cosa e l'altra, arriva in Spagna. Io penso sempre un po' di troppa concorrenza in Italia, e anche perché in Spagna il re Filippo II si stava facendo costruire il monastero dell'Escoriale, aveva bisogno di tantissimi artisti, e lui viene soprattutto con il pensiero di lavorare con il re di Spagna. E passa un periodo corto qua nella corte, a Madrid, nell'Escoriale, dove fa questi due dipinti per il re Filippo II, ma alla fine arriverà a Toledo. Perché? Perché Toledo in questo momento era la città più importante della Spagna, e Madrid era molto più piccola. Madrid probabilmente in quel momento si trovavano come 12.000 persone, in cambio
a Toledo 65.000, anche la capitale cattolica di tutto il paese. E allora sarà Toledo dove troverà i clienti, troverà il posto dove passare il resto della sua vita. Gli ultimi 40 anni della sua vita li farà a Toledo, vivrà a Toledo. A Toledo, se venite a Toledo, abbiamo diversi spazi dove possiamo visitare l'opera del Greco. Io vi ho messo qualcuno, ma veramente bisogna visitare per capire un po' al Greco, bisogna visitare Toledo perché, come vi ho detto, queste opere erano incarichi di chiese, palazzi e stanno sempre, 500 anni dopo, si trovano nello stesso posto da cui lui lo ha concepito. La sacrestia di Toledo, nella sacrestia della cattedrale di Toledo, un'opera a livello architettonico magnifica, guardate quella volta dipinta da un pittore italiano di Luca Giordano, ma all'interno è una vera pinacoteca, è una pinacoteca dove possiamo trovare diverse cose, non soltanto questo, come dicevo, la decorazione pitturale del soffitto, della volta, ma anche tantissime, tantissime opere. Abbiamo il Greco, soprattutto uno degli incarichi più belli che la cattedrale lo ha fatto, è stata la spoliazione di Cristo. È una delle più importanti opere del Greco. Anche abbiamo scultura, perché il Greco è conosciuto come pittore, ma anche era scultore. Abbiamo anche qualche scultura del Greco, e nella sacrestia della cattedrale si trova questa imposizione della cassula San Ildefonso. Abbiamo anche una collezione intera di apostoli con questo Cristo meravigliosa all'interno della sacrestia. Poi, per me, secondo me, una opera magnifica, probabilmente a me personalmente quella che mi piace di più, che si trova nella chiesa, all'interno della chiesa di Santo Tomé. Questo è stato un incarico per decorare una cappella dove si trovava un signore, il signore di Orgaz. Allora, da quando lui l'ha fatto, da quando il Greco ha fatto quest'opera, sta lì, non si è mosso mai. Sono di dimensioni grandiose, guardate che bellezza, che meraviglia, già ha lasciato sempre, pensiamo un po' in quello che ha imparato in Italia, ma gli ha creato il suo vero stile, un stile molto caratteristico che le accompagnerà il resto della sua vita. Guardate come vi ho messo un po' in dettaglio questo il seppellimento, questo momento quando San Agostino e Santo Stefano vanno a portare via il corpo di questo signore deceduto già. Guardate tutti questi visi, no? di cavalieri, di persone che vivevano al tempo del Greco. Probabilmente, se guardate in questo dettaglio, no? che vi ho messo in alto a sinistra, guardate il secondo accanto al prete, questo signore che sta guardando in alto, questo pensiamo che è un autoritratto del Greco. Poi anche abbiamo l'ospedale Tavera, un ospedale del 1500 che si è fatto fuori le mura, dove abbiamo una collezione di arte meravigliosa. Proprio già l'ospedale di Tavera a livello architettonico è una meraviglia, ma abbiamo diverse cose del Greco. Abbiamo la Sacra Famiglia con Sant'Anna, il Battesimo di Cristo, San Pietro. Lui faceva soprattutto pittura religiosa. Perché? Perché questo, il modo di dipingere del Greco, questo piaceva molto alla Chiesa. Lui allungava molto le figure, dava un senso di spiritualità che piaceva molto. Per questo la maggior parte di queste opere si trovano all'interno di queste chiese e sono discorsi religiosi. La Cappella di San Giuseppe, lui anche disegnava, vi ho detto che non soltanto era pittore, anche disegnava per esempio queste palle d'altare. Il disegno è proprio della bottega del Greco, no? E poi tutte le tele erano dipinte da lui. Anche nel convento di Santo Domenico, lui ha ideato, lui ha disegnato questa pala d'altare, la pala d'altare centrale e poi queste due che si trovano accanto nel cappello laterale. Ma dirvi che il Greco alla fine della sua vita, cioè nel 1614, quando è deceduto, è stato seppellito in questo convento di Santo Domenico, dove ancora vivono le suore in questo convento. Toledo è una città conventuale con moltissimi conventi ancora abitati. Illescas è un paesino che si trova vicino, ma molto molto vicino, a 15-20 minuti di Toledo, dove lui anche ha decorato con diverse tele la chiesa principale di questo paesino di Illescas. Abbiamo anche la Casa Museo del Greco, dove lui ha vissuto
diversi anni della sua vita. Si può visitare la casa è una casa tipica del Cinquecento, con il cortile, le stanze delle donne, le stanze di uomini per ricevere, ma anche abbiamo sale dedicate alle opere del Greco. Abbiamo per esempio qua una seconda serie, sono soltanto due serie di apostoli intere che conserviamo, le altre sono sparse un po' dappertutto in tutto il mondo, ma qua a Toledo troviamo queste due serie di apostoli che sono magnifiche. Il museo veramente merita anche una visita. Poi anche il Museo della Santa Croce, anche un antico ospedale, bellissimo, anche all'interno abbiamo una collezione di porcellana a livello architettonico anche meraviglioso, ma soprattutto abbiamo questo il velo della Veronica, anche uno dei dipinti anche molto famosi del Greco. Il Greco è un pittore molto moderno, e stiamo parlando del 1500, cioè 5 secoli fa, ma è un pittore che va a ispirare a tanti altri. Guardate, per esempio, ha ispirato a Modigliani, a Cézanne, Delaunay, Zuloaga, Duchamp, Picasso, Chagall, Beckmann, Bomberg, tantissimi pittori, no? State vedendo André Masson, Chagall, potete vedere un po' il parangone tra la sua pittura e lo sviluppo, cioè l'ispirazione che ha portato altri artisti. È un pittore, come dicevo, universale, un pittore non soltanto di Toledo, ma un pittore universale. E con questa mostra di Milano, quello che vogliamo è attrarre, cioè che ti venga la voglia di venire a Toledo, perché, come vi dicevo, ci sono tante opere che non si possono spostare mai di queste chiese, di questi posti per cui sono stati fatti. Toledo non ha cambiato quasi mai in 500 anni. Lui ha fatto questa vista meravigliosa di Toledo alla fine del 1500 e guardate, se conoscete Toledo, che non ha quasi mai cambiato niente di niente, cioè protetta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e potete visitare questa città conservata e potete visitare l'opera del Greco. Se avete bisogno di qualcosa, io comunque vi aspettiamo dopo la mostra o prima della mostra di Milano, vi aspettiamo qua a Toledo. Grazie. Grazie. Grazie Cristina. Allora Pablo, non ci sono domande se non che mi hanno fatto per voi i complimenti in chat per dire insomma che le presentazioni erano molto interessanti, quindi perfetto. Se vuoi aggiungere te, lascio a te la chiusura. Ok, perfetto. E niente, ringrazio a voi relatore per essere qua con noi, per il vostro tempo e per il vostro sforzo, e sono sicuro che questi suggerimenti serviranno da ispirazione per organizzare proposte di viaggio originali. E ringrazio certo a chi ci ha ascoltato, e per la nostra parte abbiamo finito, e nel caso che dopo venga qualche dubbio potete contattarci e vi mettiamo in contatto anche con i relatori. E niente, il prossimo appuntamento sarà a marzo con Arte e Cultura 2 e con la Galizia e le Asturie. E niente, a presto, alla prossima e grazie. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie.